Giuseppe D'Elia, che comincia già a assaporare la, diciamo così, la soddisfazione di vittoria con questa formazione che è partita senza eccessive ambizioni, però i ragazzi stanno rispondendo a quello che lui chiede. E in che maniera rispondono i ragazzi, coach D'Elia? Sì, hai detto tu, siamo partiti senza ambizione, però noi il nostro obiettivo dentro lo spogliatoio ce lo siamo dati. E oggi sinceramente abbiamo fatto un leggero passo indietro rispetto a quelle che erano le altre tre prestazioni in casa con Montevarchi, ma soprattutto parlo della partita vinta a Livorno contro Meloria e della partita vinta a Quarrata, che forse è stata dall'inizio, compreso le partite di Coppa Toscana, è stata la nostra migliore performance, ma non deve essere una performance uscita così dal cilindro, deve essere una performance che noi dobbiamo seguire allenamento dopo allenamento, perché noi possiamo giocare così tutte le partite, poi se gli altri si dimostreranno più bravi di noi potremmo perdere, però l'importante è cercare di stare più vicini possibili ai nostri limiti, cercando di non abbassare mai la guardia. Magari oggi è successo proprio questo contro una squadra come tu, molto importante, ma senza due pedine importantissime che erano Giardini e Bettini. Forse i ragazzi hanno subito un pochettino di, tra virgolette, sono entrati in campo un po' già sicuri del risultato, e quindi anche gente che deve dare un approccio e un apporto maggiore, parlo in primis di Cutini, di Giulio Bianchi, ma anche di Samuele Gramaccio, che ha dimostrato tutte le potenzialità nelle altre due partite, e gli altri a scalare non ci possiamo permettere in nessun modo un atteggiamento del genere. Come hai detto tu, se non c'era il nostro Michele, che è un 2001, che ha iniziato a giocare a basket 3 anni fa, non so se oggi avremmo portato a casa la partita.